A due passi dal Duomo di Teramo c'è Piazza Sant'Anna, splendida per i suoi scavi archeologici e cuore di intera antica. Sarebbe più esatto dire c'era. Oggi è un campo di battaglia. Ogni giorno fazioni di adolescenti furiosi e ubriachi si affrontano a colpi di bottiglie, lanciano pietre sulle vetrate che coprono le domus romane, danneggiano tutto quello che trovano in strada, compreso macchine, arredi, contatori dell'acqua e della luce. Questi ultimi in particolare sono il luogo preferito dove depositare la droga che viene spacciata di giorno e di notte. Un disastro quotidiano che ha esasperato residenti e commercianti che si sono auto convocati in assemblea per decisioni drastiche. Che cosa vede dalla sua finestra e cosa propone? Io vedo assembramenti in questo momento assurdi di ragazzi che si ammucchiano sulle panchine, le distruggono, non hanno la mascherina ovviamente, anche i nostri qui bei coccodrilli sono spesso presi d'assalto, spostati, ma non è quello, perché purtroppo nella zona laterale agli scavi si infilano dappertutto, fumano e fanno anche dell'altro, e quindi noi siamo costretti a guardare questa situazione e fra l'altro ad avere anche paura. Cosa fanno con le bottiglie? Qui è un camposanto di vetri, la mattina esco con i cani, quelle che vedo ancora che non sono rotte le butto, ma è tutto invivibile. Teramo centro è invivibile, ogni qualvolta c'è un evento e tutti i weekend le vie del centro sono diventate un urinatoio pubblico. Noi siamo esasperati qui, gente che ti viene fino a sotto alla finestra alle 3 di notte a sparare petardi, a barrompere il vetro, e poi la cosa incresciosa è che ormai non saranno anche stufe le forze dell'ordine, perché non vengono più nemmeno quando le chiami 3 o 4 volte al giorno. Noi qui in centro storico siamo esasperati, non ne possiamo più. Ma com'è possibile che una zona tanto centrale ed elegante come Piazza Sant'Anna sia diventata luogo di scorribande, violente e illecite? L'amministrazione comunale ha annunciato l'installazione di telecamere a partire dal 3 ottobre prossimo. Se forze dell'ordine e istituzioni minacciano i residenti, non fermeranno questo scempio, interverremo noi personalmente. Guardi, veramente, io non so più che pensare. Questi ragazzi noi li stiamo osservando adesso da 15-16 anni che veramente non sanno come passare il tempo, si annoiano, penso che si annoiano, poi il fumo, la droga, si divertono a danneggiare, a rompere tutto, a sfasciare tutto, a giocare a pallone tirando il pallone sulle portiere delle macchine, fare la guerra delle bottiglie, basta, rompono tutto. Se torniamo indietro qualche anno fa, noi abbiamo avuto già qualche vicenda strana con questi ragazzi, non questi credo, e l'abbiamo risolta da noi. Come? L'abbiamo risolta da noi.